Buongiorno e benvenuti a 7 in punto questa mattina con le gentili ospiti che vedete al mio fianco. Parleremo di cinema, perché ritengo che si possa a buon diritto parlare di cinema. Parliamo di una serie, anzi una serie thriller veneta che viene proposta sul web. Tre puntate sono già reperibili in rete, una produzione realizzata da professionisti, ragazzi molto giovani, professionisti dell'ambito audiovisivo, che hanno realizzato qualcosa davvero di interessante. Noi abbiamo visto le prime tre puntate, tra l'altro vi dico già da subito che in conclusione di trasmissione vi proporremo la seconda puntata di questa web serie, così in modo potete anche voi vederla. Dicevo, una web serie che un po' richiama, per chi ha qualche anno in più delle mie ospiti, Twin Peaks piuttosto che X-Files. Insomma, si è parlato di una sceneggiatura che evoca un po' David Lynch. Io ci trovo anche qualcosa di Quentin Tarantino, ma per parlare di Oniros, è questo il titolo della web serie, che poi la trama è abbastanza singolare, abbastanza accattivante, tra il thriller ma anche un po' la fantascienza, l'onirico proprio dato il titolo. Io do il buongiorno ad Anna Dalla Bona e a Maria Chiara Manci, che sono le autrici, no, di questa storia. Iniziamo con Anna. Brevissimamente, la trama, senza svelare troppo, di questa web serie. Addirittura c'è una televisione, e qui, state attenti amici telespettatori, perché la televisione può nascondere un'organizzazione malavitosa che commette il crimine di praticamente rubare i sogni alle persone. Esattamente. Oniros è un universo parallelo, un universo invaso da messaggi pubblicitari di questa televisione, che è una televisione che trasmette questa pubblicità che va ad infondere nuovi desideri nelle persone. Dietro alla facciata di una TV abbiamo però questa società delinquere che si occupa della compravendita, possiamo dirlo, dei sogni, delle ambizioni però delle persone, non dei sogni che facciamo di notte, ma proprio dell'ambizione, del sogno che una persona ha per la quale vive. E in Oniros abbiamo un protagonista che è Chris, che è l'estrattore di sogni, che è una persona molto brava nei rapporti interpersonali. Infatti gli estrattori vengono scelti proprio per le loro doti di ammaliare le proprie vittime. E un coprotagonista, possiamo chiamarlo, che è Carlo, che è un fotografo di moda che sta cercando una modella asiatica che è scomparsa. E quindi abbiamo una serie di vicende che si intersecano tra di loro, e solo alla fine della stagione scopriremo il motivo di questa ricerca di sogni, di come vengono comprati, come vengono rivenduti. Ah, ecco, Anna ha un po' anticipato la mia domanda, Maria Chiara. Un estrattore di sogni, di ambizioni, e quindi vuol dire che c'è un mercato. Questo significa che nella trama della vostra storia siamo in una società in cui le ambizioni di alcuni, che magari sono in grado di raggiungerle, possono essere rubate per inserirle in qualcuno che non ha sufficiente ambizione per raggiungere, cioè Esattamente, infatti diciamo da cosa è nata un po' questa idea. Sì. Noi ci siamo un attimo guardate attorno e abbiamo notato come in generale sempre di più magari prende piede l'apatia, questa scarsa fiducia nel fatto che uno possa raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, e al tempo stesso abbiamo fatto un ragionamento della serie, cioè che cosa veramente ti porta avanti, ti spinge, ti dà veramente quell'energia vitale, quella carica. L'idea di dover raggiungere un obiettivo, di poterlo raggiungere, quindi di avere un'ambizione.
Quindi trasportato nel mondo di Oniros, quella è diventata una merce di scambio sostanzialmente, dall'energia vitale di una persona che è appunto racchiusa in questa sua ambizione, in questo suo sogno, tu puoi ricavare questa energia e, essendo un universo, quello di Oniros, dove molte persone ne sono prive, ecco che quella... sostanzialmente. Beh, perché è uno specchio un po' della società di oggi, voi siete giovani, perché? E poi soprattutto televisione e pubblicità, perché sono i principali diavoli, sono i principali strumenti di seduzione. Penso un po' al famoso Fausto di Goethe, no? Il patto col diavolo, lì era la giovinezza, oggi si baratta il talento per non fare più... per non sforzarsi più probabilmente, o perché magari non riusciamo più a coltivare passioni, ambizioni? Credo in realtà il ragionamento nostro sia partito un po' dal mondo che abbiamo intorno, nel senso del mondo di internet e della televisione. Siamo in overdose di informazioni, siamo in overdose di messaggi pubblicitari che dobbiamo vedere, che dobbiamo sentire tutto il tempo, tutto il giorno. Di conseguenza non abbiamo nemmeno più il tempo di pensare, il tempo di pensare un po' a noi stessi, il tempo di ricercare veramente qual è la nostra strada, qual è il nostro obiettivo. Di conseguenza tutta la trama è un po' andata intorno a questo concetto. Allora, fermarsi un attimo a riflettere, un'overdose di messaggi informativi, di comunicazione, però parossisticamente usate il web come canale di comunicazione, che è il massimo del marasma, no? Dove effettivamente lì ti arriva tutto addosso, certo sempre cercandolo, ma anche in TV basta spegnere il telecomando, i bottoni, i tasti della televisione, nessuno mai ha avuto l'obbligo di avere la televisione accesa. Perché allora la web? Allora, noi nello specifico abbiamo scelto il web perché è comunque un canale distributivo molto forte e anche economico per una produzione indipendente. Se avessimo dovuto uscire al cinema, per esempio, avremmo dovuto avere una distribuzione dietro e quindi il web invece abbatte questo tipo di barriera e può arrivare direttamente alle persone. Come ogni cosa, cioè come la TV può proporre dei messaggi, ma comunque dei prodotti di qualità, come anche l'esatto contrario, la stessa cosa succede nel web. La difficoltà sta nel saper filtrare, insomma. Tu hai detto che è una produzione indipendente, quindi è ovvio che uno sceglie il web. Siete un gruppo di professionisti, ciascuno nella propria specifica competenza, dagli attori ai registi agli sceneggiatori, siete tutti ragazzi che comunque lavorate con centri di produzione, insomma lavorate a produzioni di livello nazionale, e questo testimonia anche che in Veneto è molto vivo questo settore. Però il fatto di voler rimanere una produzione indipendente vi ha spinto a autoprodurre, lo diciamo tranquillamente, le prime tre puntate, perché prima avete autoprodotto e poi magari adesso state cercando di capire se il prodotto può interessare e magari di trovare un mecenate? Forse perché è un prodotto, il contenuto è veramente indipendente, proprio perché affronta dei temi in maniera, citavo prima, insomma, Lince e altre figure, è un taglio poco commerciale, se vogliamo, magari ci si abitua e poi attira, come può essere Il Trono di Spade, adesso mi vengono in mente alcune serie che in qualche modo completamente diverse dalle solite, però stanno ottenendo un successo enorme. Beh, diciamo che sostanzialmente adesso stiamo cercando dei finanziamenti perché invece abbiamo girato subito così le prime tre puntate, perché se non dimostri che sai realizzarla una cosa, difficilmente qualcuno ti produrrà quello che puoi avere un'idea fantastica e anche molta fortuna, e questa cosa può succedere, ma normalmente devi dimostrare di avere la potenza e la forza produttiva, e con questa cosa noi abbiamo voluto dimostrarla. Però abbiamo altre 10 puntate davanti a noi che noi vogliamo assolutamente realizzare e che quindi in una maniera o nell'altra faremo. È chiaro che comunque tutte le persone che hanno lavorato con noi hanno lavorato perché hanno creduto in questo progetto, dagli attori ma anche le persone che hanno messo a disposizione le location, e penso che lo farebbero ancora, però anche una questione di rispetto del lavoro delle persone vorremmo
Beh, proseguire. Certo, anche perché il riscontro nella rete state iniziando ad averlo, se non sbaglio. Sì, sì, infatti. Sì, in rete abbiamo avuto un bellissimo riscontro, ci sono tanti appassionati del settore, appassionati di thriller, appassionati di web serie che ci seguono, che ci hanno mandato un sacco di complimenti, ma anche tante persone che non si erano mai avvicinate al genere, quindi siamo molto contenti di questo, perché essendo scritto da tre donne, Oniros, più ovviamente l'aiuto dei registi, è andato come a colpire anche un pubblico diverso, un pubblico che non ci immaginavamo, anche di ragazze che solitamente non guardano film thriller, anche di giovani che non erano interessati particolarmente al cinema, quindi siamo molto contenti per questo, e anche le recensioni sono state molto buone anche di blog del settore, quindi siamo molto felici di questo. Mi verrebbe da dire il diavolo veste Prada, ma lo veste a Padova, Vicenza, quindi è una web serie con il taglio americano, per dirla in maniera un po' parafrasando anche quello che mi avete detto prima nel fuori onda, ma ambientata in appunto in città, ma poi parleremo anche delle tecniche di ripresa e di montaggio, però sì, c'è questa suspense, quindi anche le nostre città possono... Il bello di Oniros è che è stato proprio ambientato per scelta tra Vicenza e Padova, poi anche Abano e Bassano del Grappa soprattutto, perché abbiamo... Ognuno di noi all'interno di Indivision ha avuto molte esperienze all'estero, in ambito anche cinematografico, però siamo sempre rimasti con il pallino di dire ok, però produciamo qualcosa di nostro nel nostro territorio, perché ha da dare tantissimo. Padova è una città bellissima, Venezia è bellissima, Bassano del Grappa non ne parliamo, quindi portare alla visibilità di tutti queste città. In Oniros in realtà l'idea era di avere una città, quasi una metropoli unica, quindi non far differenze tra le varie città, però abbiamo cercato di dare risalto alle nostre realtà locali, che era quello che volevamo di più. Quindi anche a Padova e Vicenza si possono estrarre delle ambizioni di potere, non solo a Milano, Roma, New York. Esatto, è quello che volevamo, il messaggio che volevamo far passare. No, però effettivamente, come diceva Anna, è quello un elemento a cui noi teniamo molto. Perché originalità anche. Esatto, cioè perché dobbiamo andare a cercare location o storie altrove? Perché le stesse cose non possono succedere anche qui in Veneto? Cioè è veramente un territorio talmente ricco di potenzialità da un punto di vista sia di persone che possono lavorare e creare storie e produrre prodotti per il cinema e per il web, che proprio ambientazioni. Ma sono ambientazioni precisamente localizzate oppure sono ambienti sognanti? Quindi la quinta delle nostre città si presta a serie thriller dove non necessariamente si deve riconoscere la città oppure qualche elemento, ma non è una narrazione localizzata, se non sbaglio. No, è assolutamente molto onirica in quel senso, assolutamente. Però in realtà anche il territorio rodigino, ad esempio, è già stato impiegato nell'ambito cinematografico, perché ha tutto un suo senso per com'è strutturato. Noi abbiamo molto Twin Peaks, il polesine, soprattutto con la nebbia. Esatto, le prossime puntate di Oniros saranno tutte girate. Noi amiamo anche quel territorio. No, ma veramente, però esatto, oggettivamente abbiamo comunque utilizzato soprattutto le notturne. Abbiamo usato molte notturne proprio per dare un certo taglio. È una serie Oniros, notturna, ovviamente. La sede dell'organizzazione, la televisione, dove, com'è? Insomma, si può vedere, ci sono fari, non ci sono finestre di solito negli studi televisivi. Esatto. Poi l'altra parte viene ambientata in un locale notturno, quindi mi sembra che l'ambientazione notturna sia abbastanza nella storia. Sì, anche nel genere, che di per sé ispira, diciamo, ambientazioni di quel tipo là. Ci manca ancora quella nella nebbia, però... Arriverà. Sta per arrivare la nebbia. Ci siamo quasi. Se trovate dei coproduttori... E quindi facciamo un appello dei mecenate del territorio, diamo voce e sosteniamo anche a questi talenti che veramente poi avrete modo di vedere, producono dei lavori che sono sicuramente originali, poi possono piacere o non piacere, ma rompono con i soliti cliché e ripropongono qualcosa di internazionale. Volevo chiederti, Maria Chiara, che cos'è Indivision? Facciamo
un momento, visto che si parla di pubblicità, no? Di messaggio pubblicitario come elemento diabolico. Che cos'è Indivision? Indivision è un gruppo, un team di lavoro, un'associazione formalmente di professionisti del settore cinematografico con diverse mansioni, quindi c'è dal regista allo scrittore al fonico. È questa associazione che è nata proprio per poter produrre qualcosa di originale in Veneto e non solo, e in maniera indipendente, che non significa che ci vogliamo fare le cose nostre, ma significa poter fare anche cose che normalmente non vengono prodotte, o non dover per forza aspettare che la grande casa di produzione venga da Roma a dirti ok, girala. Ecco, questa è Indivision, quindi è una realtà che vuole coinvolgere anche molto proprio tutto quello dar che c'è nel territorio. Alle voci indipendenti? Esatto, valorizzando quello che già c'è, cioè senza la necessità per forza di andare all'estero o da un'altra parte. Peraltro, senza andare all'estero, però voi avete nomination in tutti i festival della web serie dell'intero globo, da New York, siete appena rientrati da Parigi, ho letto una serie, avete presentato poi la web serie alla 73esima mostra del cinema di Venezia, quindi insomma mi sembra che siate in lista per gli Oscar, chiamiamoli così, della web serie. Sì, abbiamo avuto diverse nomination ai festival web più importanti europei in questo momento, anche americani. A Parigi abbiamo avuto anche la possibilità di fare un pitch, quindi di presentare tutta la platea Oniros, quindi portare, come dire, il territorio veneto anche in quell'occasione. E, bandiera adesso... dell'identità veneta! Ci tenevamo parecchio. E, adesso saremo a Bilbao, a breve abbiamo 4 nomination, se non sbaglio, a Bilbao, ed è stato divertente, come dicevamo prima, vedere a New York essere in semifinale e vedere una serie di Brooklyn, una serie di Staten Island e poi una serie di Carmignano di Brenta, quindi è stato proprio un momento divertente per tutti noi, perché dal piccolo, diciamo, siamo cresciuti insieme facendo questo progetto e poi ti ritrovi appunto in un sito internazionale di web serie, no? E non immaginavamo assolutamente questa cosa. Sceneggiatrici, 3 donne, thriller, un genere che forse è una leggenda metropolitana, insomma, che solitamente non nasce dalla penna di una donna. Il thriller in salsa femminile, chiamiamolo così, è più cerebrotico, quindi meno splatter, ma molto più intrigante, sì. Molto più di testa? La risposta è sì, almeno secondo noi. Infatti la differenza è che proprio il fatto che siamo 3 donne a scriverlo, con la collaborazione comunque anche dei 2 registi, che infatti hanno inserito qua e là elementi più maschili. Che sono quali gli elementi maschili? I momenti più avventurosi, diciamo, i momenti più di movimento, di azione. Noi esatto. Avevamo creato più gli intrecci psicologici dei personaggi, loro invece hanno introdotto qualcosa più di azione. Per mettere qualche effetto speciale, o perché se non c'è la corsa, l'effetto suspense, allora, il doppio salto carpiato di un uomo, ovviamente, non si può essere in una dimensione thriller, è roba da donne di salotto. A quanto pare sì, il genere necessita anche di questi tocchi qua, che sono più portati, sono più indirizzati verso un pubblico maschile, ma appunto al tempo stesso c'è la parte che noi abbiamo curato maggiormente, proprio la struttura generale, gli intrecci tra i personaggi e la dimensione, oserei dire quasi filosofica comunque, della serie in sé, che porta, diciamo, degli insight un po' più, che vanno un po' oltre il corri ammazza e sostanzialmente. Però i protagonisti sono 2 maschi. Okay. Allora, c'è anche una donna, ma una donna è... misteriosa. È ancora misteriosa, ancora per poco. Il male sembrano sì. Essere è maschile? In realtà Oniros alla prima stesura aveva un solo protagonista maschio,
Però in fase di casting ci siamo resi conto che c'era un altro attore che noi volevamo fermamente in questa serie. E quindi abbiamo ragionato sul fatto che se ci fosse un coprotagonista, cosa sarebbe successo? Lì abbiamo iniziato a ragionare su questa seconda figura, che era un elemento originale sotto un certo punto di vista. Quindi è l'attore che ha modificato, la presenza dell'attore ha modificato la sceneggiatura? Sì, in questo caso sì. Torniamo tra un paio di minuti, subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di questa misteriosa, intrigante serie online, cioè sul web. A tra poco, grazie. Siamo tornati in studio con me sempre Anna Dalla Vona e Maria Chiara Manci, che sono le sceneggiatrici, sono parte del gruppo operativo di Indivision, questo gruppo di professionisti in ambito cinematografico che hanno creato un'associazione per fare produzione di cinema indipendente. Hanno realizzato una webserie che è Oniros. Le prime tre puntate di questa webserie sono disponibili da metà settembre in rete. È un thriller dal psicologico che richiama un po' David Lynch, Twin Peaks, insomma di taglio anche americano. Hanno già pronte le altre puntate. Purtroppo però, come tutte le produzioni indipendenti, a un certo punto necessitano di sovvenzioni. Quindi qui lanciamo anche una sorta di iperbolico crowdfunding a sostegno per vedere le altre sette puntate. Si diceva di questa serie dove i protagonisti sono maschili, e mi dicevi tu prima, Anna, avete adattato la sceneggiatura perché volevate a tutti i costi un attore che evidentemente poteva incarnare un personaggio funzionale all'interno della trama. Altre modifiche? Come è nata l'idea di tre donne che pensano ad una trama di questo tipo? C'è una che ha suggestionato le altre, o tutte e tre avevate un po' questo gusto thriller introspettivo? In realtà è interessante questa cosa perché, come spesso accade, diciamo, in questi casi, la cosa è nata un po' per caso. Scusate il gioco di parole. Perché è nato con la puntata zero, che è visibile online, che inizialmente doveva essere una cosa a sé stante. In questa puntata zero noi abbiamo il protagonista di Oniros, che è Chris, però ancora all'epoca non esisteva Oniros. Questo protagonista che scappa con una valigetta da un qualcuno. E poi apri una valigetta e c'è una luce. Fine. Allora uno dice: va bene, bellissimo, ma cosa c'è in questa valigetta? Cos'è questa luce? Da cosa sta scappando? Da lì è nato tutto quanto. E ci siamo trovate a riflettere sul contenuto di questo. Da lì è nato il genere, anche perché comunque anche i registi, Marco Businaro e Cristian Tomassini, sono. Anche loro hanno molta questa impronta sul film di genere, il thriller, e quindi su questo siamo partiti e abbiamo lavorato io e Anna anche con l'altra sceneggiatrice che è Caterina Masuras. Quindi c'è un'attenzione a questo tipo di cinema, cioè il cinema thriller, il cinema di introspezione, il giallo, il noir. Come se doveste definire il vostro filone di sperimentazione o anche il vostro linguaggio in questo momento, perché poi magari tra, non lo so, 10 anni ci ritroviamo magari con delle commedie comiche, no? Con delle commedie, con. Ecco, come si può definire? Non saprei dare una definizione nitida di quello che abbiamo scritto, perché tra l'altro ognuna di noi tre scrittrici ha un background completamente diverso. Io amo molti film d'epoca, ad esempio, e amo i film noir. Chiara è più improntata forse su un genere quasi sul comico, sulla commedia, quindi è un altro taglio. Caterina ha altri gusti ancora diversi. Nello scrivere assieme abbiamo dovuto ognuna, come dire, proporre e smorzare molte proposte, però in funzione di una storia che stava crescendo, di personaggi che cominciavano a prendere vita. Ma Quindi. perché thriller, Maria Chiara, allora, a questo punto? Perché thriller? Perché in realtà una cosa che ci univa tutti quanti si è citato spesso Twin Peaks, David Lynch. Ecco, quello è un punto in comune di tutti quanti noi.
quindi già con quell'episodio zero che avevamo, che aveva bene o male quelle atmosfere, è venuto naturale proseguire su quella strada, anche perché è un genere non molto battuto a livello italiano, perché in genere trovi sempre la commedia, che comunque io amo tantissimo. O la fiction, quella classica. Vabbè, oppure la fiction, proprio la fiction classica. Allora, non sto mica dicendo con... magari, guarda che io spesso faccio outing, quando avevo tempo di guardare la TV, magari guardo più la fiction, quella classica, che il thriller, perché alla fine è meno impegnativa, no? Ma da un punto di vista... della tecnica, perché la cinematografia non è solo testo, non è solo sceneggiatura, è anche tecnica di ripresa e di montaggio. Indubbiamente un thriller riserva dei virtuosismi, se vogliamo, permette di fare delle sperimentazioni di ripresa e anche di montaggio che possono essere particolari, possono essere... Certo, emozionanti, soprattutto per dei giovani professionisti. In questo caso il compito era di Beniamino Gelain, che era il direttore della fotografia, che assieme ai registi ha scelto ad esempio di curare le luci puntando sui colori primari. Quindi tutte le luci in ogni scena sono improntate sotto questo aspetto. Abbiamo girato con un'attrezzatura semiprofessionale, possiamo dirlo, e il montaggio l'ha curato uno dei registi in questo caso, che è Cristian Tomassini, che ama il genere e quindi ha fatto un montaggio prettamente in linea con lo stile di Oniros. Tra l'altro il genere proprio si presta a lavorare molto anche sulla cura dell'immagine, che era una parte, cioè ti concede proprio i tempi magari più dilatati per poter fare un certo tipo di fotografia, un certo tipo soprattutto di inquadrature. E quindi la cosa è andata un po' da sé. Questo però fa un continuo con quanto hai detto prima, no? del paradosso della ricerca della qualità, quindi anche della perfezione stilistica, della sintassi video, no? Perché rappresentare in video un'introspezione psicologica, una dimensione anche claustrofobica, una dimensione diabolica, comporta sia nelle riprese che nel montaggio un certo tipo di accorgimenti. Tutta questa ricerca proposta nel web, perché voi credete poi, al di là della necessità, insomma, che è il canale più visibile di una produzione e più economico, però credete nella possibilità che nella rete, nel web, si possa percorrere un itinerario di miglior qualità di quello che si vede? Secondo noi sì. Già si sta riscontrando comunque un emergere di un filone alternativo rispetto all'idea che si ha in genere del web, che è il prodottino veloce, girato anche con la telecamerina fra amici, tanto l'importante è tenere desta l'attenzione o fare un qualcosa di simpatico che duri quei 20 secondi. Cioè ci sono delle piattaforme che ci stanno facendo un business invece sul prodotto di qualità sul web. E la stessa cosa, quindi su quest'onda, diciamo, stiamo andando anche noi. Non necessariamente il web è sinonimo di semplicità, anzi anche il tipo di fruizione. Per esempio Oniros necessita di un'attenzione superiore rispetto ai 20 secondi. Se guardi 20 secondi di Oniros e basta, ti perdi tutta la bellezza della serie. Peraltro anche i 20 secondi, prima citavi, no, di una persona in fuga con una valigetta che si apre e c'è una luce, per fare 20 secondi che siano sintesi di quello che hai detto, non è che uno fa 20 secondi presa e chiusa, cioè bisogna, 20 secondi vanno anche montati e costruiti, no? Sì. Cioè un editing, che forse è l'elemento che non entra molto nella comprensione globale, che non è, tutti possiamo usare strumenti per la ripresa, però insomma, se qualcuno ha fatto un percorso professionale, forse sa, possiamo essere tutti fotografi, no? Certamente. Il processo di editing è stato curato appunto da Cristian Tomassini, ed è stato curato anche in funzione poi della musica che è stata scelta, perché la musica, oltre alla fotografia, è un elemento importantissimo, soprattutto in Oniros, che è stato curato da Marco Campana, che è il nostro fonico sound engineer, assieme a Beautiful Bunker, che è la band che ha
curato le canzoni che ci sono all'interno di Onirus. Sai che la luce rossa in televisione vuol dire che devo dare lo spazio alla pubblicità. Torniamo tra un paio di minuti e continuiamo a parlare della musica, perché ovviamente pensiamo a Profondo Rosso, no? La musica, la musica thriller per eccellenza. Tra pochissimo, grazie. Di nuovo insieme con Anna Dalla Bona e Maria Chiara Manci per parlare di questa serie thriller veneta on web. Si diceva dell'importanza della musica, perché nulla deve essere lasciato al caso, ogni, anche quei 20 secondi devono essere curati, ci deve essere una corrispondenza della musica, delle battute, dell'immagine, e anche lì? E infatti un lavoro grandissimo è stato fatto da tutti coloro che si sono occupati del suono, in primis appunto Marco Campana, perché gran parte di Onirus e dell'atmosfera già per il genere in sé è data dalla musica. Poi anche il mood che si è voluto dare, si noterà che Onirus è un po' sospeso nel tempo, ma comunque ha comunque un taglio un po' retro, diciamo un'atmosfera degli anni più, potremmo dire, 80-90, insomma, quindi non è, e molto di questo è questo perché si è voluto dare un'interpretazione, che ne so, più delicata, o perché Anna è stata un po' recuperata questa tua passione che dicevi prima per i film d'epoca? Ma credo sia stata una cosa che è nata nel tempo, non c'è stato un momento in cui a tavolino abbiamo deciso. In realtà proprio il nostro background è uscito naturalmente in fase di scrittura, poi in fase di ripresa, poi in fase di decisione delle luci, in fase di montaggio. È stato un processo molto naturale, forse anche questo un po' ne ha pregiudicato poi il successo, se vogliamo, tra le persone. Forse la naturalezza con cui abbiamo costruito tutto il progetto. Forse una nostalgia della pellicola. Ben venga il digitale, ma magari il calore in Onirus ci sono delle scene stupende nel cinema, al cinema con la pellicola, ed è tutto quell'universo là che poi, tra l'altro, col fatto che noi siamo cresciuti a cavallo tra un mondo e l'altro, quindi siamo sia figli di una cosa che però completamente dentro anche nell'altra, ce lo portiamo dentro magari in maniera inconsapevole. Anche una nota neorealista che tipicamente tipica del cinema italiano? Oddio, Rossellini sì, potrebbe avere dei... No, vabbè, nell'immagine, non tanto nel contenuto, ma nell'immagine, perché se appunto... Rispondi tu. Sul neorealismo rispondo io. Ma è più che neorealista, che comunque, cioè, il neorealismo è più un'osservazione della realtà. Forse l'elemento della raffinatezza di certe scene pulite. Ecco, quello magari. Anche se qua c'è stata una grande costruzione dietro, per esempio, anche semplicemente delle inquadrature. Sono convinta che l'immagine più semplice sia il frutto della più lunga. Sì, infatti non è semplice. Il bianco e nero? L'avete utilizzato? No, in questa fase. In questa fase. Però hanno utilizzato la tua voce, no? Perché diciamocelo, musica. Sì, con Marco Campana al fonico abbiamo, sulla base di una melodia che avevamo in testa, sulla base di un testo che avevo scritto, abbiamo creato una canzone. Pensavamo andasse all'interno della serie, invece è stata usata come sigla. Mm-hmm. E quindi all'inizio e a fine puntata si può sentire tutta questa traccia audio, che è ovviamente in linea con la serie. La musica si pensa prima o si trova dopo, costruendo le immagini? In questa fase per Onirus abbiamo scelto successivamente cosa introdurre, cosa non mettere, come enfatizzare alcuni momenti, alcuni rumori, come sistemare le voci. È stato un processo assolutamente dopo, diciamo, arrivati ad un buon punto del montaggio, si è iniziato a comporre proprio le musiche. Il montaggio ha seguito la sceneggiatura in maniera letterale, oppure avevate scritto una cosa e poi, tra le interpretazioni degli attori, perché insomma bisogna lasciare anche un po' di spazio, no, agli attori, o magari vedendo le scene in montaggio, sai, di solito succede con i film, si pensa in una maniera, poi lo si rimonta e viene fuori un'altra cosa che
è anzi più intrigante di quello che si è... Infatti è un processo naturale, cioè tu scrivi una cosa e poi non diventa mai esattamente la cosa che hai scritto. In questo caso non ci sono stati degli stravolgimenti incredibili, però sì, molti posti, molte scene che erano pensate in un punto magari sono state spostate o incastrate con altre per dare la giusta linearità alla cosa, quindi c'è stata una riscrittura, come naturale che sia in fase di montaggio. E c'è stata anche qualche situazione non prevista che è uscita particolarmente bene, che è diventata punto di forza della serie? Beh, per esempio la serie da dopo i casting e anche una volta che abbiamo girato le immagini ci siamo accorti di quanto forte fosse il personaggio della presentatrice che si vede proprio in apertura della che non si puntata. Capisce se stia facendo uno spot pubblicitario inserito all'interno della serie o se sia parte integrante della serie. Anch'io sono quasi caduta nell'inganno, dico ma cos'è, un salta l'annuncio? Sì, e girandolo, cioè era un personaggio che era assolutamente presente, però in maniera diciamo collaterale. Invece proprio girandolo tra l'attrice in sé, che è Erika Favretto, che è proprio un personaggio, come dire, aveva una potenza visiva e anche poi per i messaggi che si volevano veicolare tali, che ha preso molto più più peso rispetto a quello previsto. In una web serie strutturata come l'avete pensata voi, non devono mancare che cosa? Ci sono dei parametri classici, se vuoi che il pubblico veda, il grande pubblico deve metterci la scena, la storia d'amore, la scena un po' spinta, si diceva prima le rincorse, anche per voi vale questo o si può andare oltre questo cliché? Dunque... Per come è nata la storia in fase di scrittura, direi che alcuni intrighi tra personaggi si sono mantenuti perché erano funzionali in realtà per raccontare quello di cui avevamo bisogno, questo sicuramente. Altri personaggi invece sono nati e sono personaggi a sé stanti. Secondo me il caratterizzare bene un personaggio è una cosa fondamentale, dargli una caratteristica sua fisica, psicologica e farlo interagire come si ha in mente con gli altri personaggi è la cosa più fondamentale, perché stia in piedi bene la storia. Qual è l'ambizione che vale di più sul mercato? L'ambizione? C'è l'estrattore di ambizioni? Beh, la capacità di sognare cose anche piccole, ma crederci completamente, cioè di dedicarsi a quello, e anche l'ottimismo, vedremo. La resilienza, in sostanza. Sì, esatto. Torniamo subito dopo la pubblicità, perché è arrivato il momento di vedere una puntata di questa web serie. Tra pochissimo, grazie. Dopo tante chiacchiere che spero vi abbiano fatto venire la curiosità di vedere questa puntata, io ringrazio Anna Dallabona e Maria Chiara Manci e vi proponiamo la seconda puntata di questa web serie che potete trovare in YouTube, sia la prima che la terza, dopo che avete visto la seconda, di Oniros, una serie thriller veneta. Buona visione e arrivederci domani mattina con 7 in punto.
Quando ce l'hai sotto lì, adesso sei montato, non andare indietro con la testa. Dai, la guardia, riconoscimi in guardia, Marco. Muovi quel busto, muovi quel busto. Di sinistro, non devi stendere di più, se no ti fai male, ok? Anche tu sei un peso medio. Potremmo fare un combattimento insieme una volta, per allenarci. Scusa? Ieri sera, com'è andata con... come hai detto che si chiama? Non te l'ho detto. Beh, e questa non te l'ho detto, è quella giusta? Ok, Humphrey Bogart, vado a servire i clienti del tuo Rick's Caffè. Sembra poco. Hai avuto una pazienza infinita. E poi mi hai dato fiducia. Figurati. No, no, no. Mi devo sdebitare. Tra quanto stanchi? Sai, mio figlio non c'è stasera. Potremmo andare da me? Mangiamo qualcosa? Un po' di musica? O forse altre alternative? Si chiama questo tizio che non ho capito? Si chiama Bellesso. E ti lascio immaginare l'espressione che ha fatto quando ha capito che il contratto l'abbiamo chiuso noi. Sai cosa ti dico? Incornicio la penna con la quale ha firmato.
E me la metto sulla scrivania. Ma dai. Certo. Mentre me ne stavo andando, gli ho fregato la sua penna preferita. E con la stessa penna poi ho... Hai firmato il contratto questa mattina. Esatto, soffiandogli il contratto sotto il naso. Mi conosci un pochino, eh? Facciamo un brindisi? Sì, ci sta. Sì. Al contratto. Al contratto. Al contratto. Sai, non è per il senso di rivincita. No. È che le cose cominciano a girare per il verso giusto. E grazie a questo contratto, io e mio figlio possiamo restare qui, senza spostarci. Torniamo a brindare, dai. Sì. Al contratto. Al contratto. E a tutta l'energia che ultimamente mi sento addosso. Sai, Elena, ti vedo un po' tesa. Un pochino, sì. E quindi ci vorrebbe un bel massaggio. Sai cosa ti dico? E questa la finisco.
Ehi! Allora? Ti sei divertito con mia madre? ¡Merda!